Sì, grazie Presidente, Governo, colleghi. Voglio contestualizzare un attimo di cosa stiamo parlando. In questo momento tutti ricorderanno lo scandalo Dieselgate, nel quale si appurò che Volkswagen Mi truccava scusi, i senatore, test. i lavori di aula sono iniziati. Se cortesemente i colleghi permettono che vengano svolti in un clima di silenzio, vi ringrazio. Prego, senatore. Grazie Presidente. Dicevo, tutti ricordano lo scandalo Dieselgate nel quale emerse come Volkswagen truccava i dati di emissione, facendo risultare che le emissioni inquinanti e i consumi fossero addirittura del 50% più bassi rispetto a quelli reali, quindi una truffa pazzesca combinata emissioni inquinanti. I lavori di In questo momento, grazie. Direzione generale. Ha la parola per la replica il relatore, senatore Girotto. Prego, senatore. Sì, grazie Presidente, Governo, colleghi. Voglio contestualizzare un attimo di cosa stiamo parlando. In questo momento tutti ricorderanno lo scandalo Dieselgate, nel quale si appurò che Volkswagen Mi truccava scusi, i test. senatore, i lavori di aula sono iniziati. Se cortesemente i colleghi permettono che vengano svolti in un clima di silenzio, vi ringrazio. Prego, senatore. Grazie Presidente. Dicevo, tutti ricordano lo scandalo Dieselgate nel quale emerse come Volkswagen truccava i dati di emissione, facendo risultare che le emissioni inquinanti e i consumi fossero addirittura del 50% più bassi rispetto a quelli reali, quindi una truffa pazzesca combinata in danno di decine di migliaia, centinaia di migliaia di clienti, di consumatori. E anche FCA con alcuni modelli dichiarava il 18% di emissioni in meno rispetto all'attuale. Ecco, queste class action sono ancora in corso e sono molto al di là di venire concluse perché l'attuale norma che regolamenta la class action, che ricordiamo è del 2005, è molto lenta e farraginosa. Eppure parliamo di danni certi, appurati, perché i test reali hanno dimostrato appunto la falsità delle dichiarazioni che afferiscono veramente centinaia di migliaia di persone. Sempre le case automobilistiche hanno un'altra grana, un'altra class action in corso perché hanno fatto cartello, alcune di loro hanno fatto cartello con le loro società finanziarie e in maniera tale che è nata una delle poche class action, perché vedete se siamo qua oggi con questa urgenza che molti ieri hanno deprecato, è perché le class action attuali sono molto difficili da iniziare, molto costose, molto lente e farraginose, però qualcuna è arrivata a buon fine, dimostrando che ci sono comportamenti scorretti. Per esempio, appunto, Intesa ha dovuto pagare perché aveva inserito delle commissioni su dei conti correnti in rosso, commissioni non dovute. E questa è una delle poche class action che è arrivata a buon fine. E poi vorrei chiedere a tutti i presenti qui, anche a lei Presidente, ce l'avete un account Facebook? Beh, penso che la risposta sia scontata. Lo sapete che c'è una class action in corso, anche questa molto al di là da venire, contro Facebook, con la richiesta di 250 euro di risarcimento danni per ciascuno che abbia un account Facebook, perché Facebook, non vigilando adeguatamente, permise un paio d'anni fa circa a quella società di consulenza di trafugare tutta una serie di dati personali che ancora 3 anni fa venivano valutati avere un valore economico di 18.000 euro, quindi ciascuno di noi che ha un account Facebook ha 18.000 euro di valore potenziale. Ecco allora perché noi abbiamo avuto la volontà di chiudere questo procedimento? Perché riteniamo che questo procedimento aiuterà le aziende oneste, le riporterà in un ambito di concorrenza più giusta, perché le aziende che adesso come adesso si approfittano della farraginosità, della lentezza, della costosità di questo strumento, ne approfittano e ne hanno degli indebiti vantaggi, quindi fanno concorrenza sleale. In molti interventi che ho ascoltato attentamente ieri si diceva: ma qui c'è il rischio di ledere il buon nome di società a cui magari viene intentata una class action e poi possono risultare certamente innocenti. Beh, ma questo è un problema generale che la giustizia ha da sempre.
da sempre l'accusa, la notizia di un'accusa viaggia un milione di volte di più della notizia di una soluzione. Non è un problema solo di questo strumento, che però ricordo avere un giudice sull'ammissibilità, per cui o voi vi prendete l'onere di dire che i giudici che valuteranno sull'ammissibilità sono tutti incompetenti, oppure ammettete che ci sarà un giudice che appunto vagliando sull'ammissibilità bloccherà quelle che sono delle azioni assolutamente pretestuose che non hanno senso, non stanno in piedi. Ma ribadisco, questo è un problema generale della giustizia. Due settimane fa un giudice ha stabilito l'innocenza di una nota ONG, di una notissima ONG, quella a livello mondiale, che era stata accusata di traffico illecito di rifiuti biologici, perché aveva scaricato sul cassonetto alcuni maglioni, alcuni capi di biancheria di immigrati che aveva salvato sui famosi barconi della Speranza, ed era stata accusata di traffico illecito internazionale di rifiuti biologici. Ovviamente la notizia dell'accusa è stata divulgata sulle prime pagine di tutti i giornali. La notizia dell'assoluzione bisogna andarla a cercare a pagina 40 di qualche giornale. Quindi questo è un problema generale di tutto il sistema giudiziario, ma noi pensiamo che con questo strumento la concorrenza ritornerà su un livello più giusto. Poi ho sentito altri presunti difetti di questo strumento, ma anche in questo caso l'obiezione che mi viene da porre è più o meno la solita. Questa procedura era iniziata nella scorsa legislatura, era passata alla Camera all'unanimità. Se veramente c'era la volontà di chiudere questo strumento limando questi presunti difetti, si poteva fare nella scorsa legislatura e non è stato fatto. Quindi noi adesso ci prendiamo l'onere e l'onore di dire che siamo convinti di aver trovato un buon compromesso, ma che... Colleghi, per cortesia, si può abbassare un pochino il tono della voce mentre parlate tra di voi? È insopportabile. Grazie Presidente. Dicevo, ci prendiamo questo onore e questo onore di pensare di aver trovato un buon compromesso, ma non avendo la presunzione di essere infallibili, come più volte sottolineato anche dal Ministro Bonafede, valuteremo, vigileremo attentamente adesso lo svolgersi delle prime nuove class action per vedere se ci sono effettivamente dei difetti o delle cose che si possono migliorare, anche monitorando ovviamente quello che verrà fatto ancora in Europa, perché il pacchetto di direttive è ancora in corso, per cui vigileremo sul testo definitivo in maniera da essere coerenti con quello che le direttive imporranno, e quindi appunto agiremo anche ex post controllando l'effettiva efficacia di questo strumento, che però siamo sicuri accelererà e renderà più efficaci le nuove class action, e quindi in caso di eventuali difetti li limeremo nel corso d'opera. Grazie. Grazie senatore Girotto.